nel capitolo 3 del libro di Daniele c'è davvero una risposta che merita di essere sottolineata. Andiamo avanti a leggere. Ora maestà, gli ebrei Sadrach, Mesach, Abdenego, a cui hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, che i Bascal cattocen della carriera, questo non è detto ma è il vero motivo, non hanno rispettato il tuo ordine, si rifiutano di servire i tuoi dei e di adorare la statua d'oro che tu hai fatto collocare. Allora il re si adirò, si sdegnò e diede l'ordine di condurre alla sua presenza Sadrach, Mesach e Abednego. Appena giunsero domandò loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che vi rifiutate di servire i miei dei e di adorare la statua d'oro che io ho fatto collocare? È vero questo? Quando sentirete di nuovo suonare, e qui per la quarta volta, la tromba, il flauto, la cetra, l'arpa, il salterio, la zampogna e gli altri strumenti, è una formula tecnica, per dire, no, il peso, no, della propaganda. Sarete pronti a inchinarvi fino a terra per adorare la statua che io ho costruito? Se vi rifiutate vi farò subito gettare in una fornace ardente. Bell'e pronto. Quale Dio potrà sottrarvi al mio potere? Eccoli, il mio potere è il centro, la statua rappresenta me. Rifiuti la statua, rifiuti me, non meriti di vivere. Il ragionamento è logico, in una certa logica. Però no, in una certa logica, che anche Hitler era una sua logica, nella sua logica era utile, era logico distruggere tutta l'Europa, no? Potesse restare lì alla fine, a dire l'ultima parola. Ma Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: maestà, non abbiamo bisogno di giustificazioni, di giustificarci. Era, noi siamo renitenti al tuo comando. Obiezione di coscienza, in una realtà nella quale la coscienza non ha luogo, non esiste come un valore in sé, esiste l'obbedienza e basta. Sappi comunque che il nostro Dio, quel Dio che noi serviamo, è capace di salvarci, è capace. Noi crediamo in un Dio che, davanti al quale tu sei quel che sei e basta, non detto sei solo un uomo come tutti gli altri, e lui può salvarci da te e da tutti i tuoi, da tutte le tue leggi e i tuoi castighi. Sì, maestà, egli ci libererà dalla fornace ardente e dal tuo potere. L'ha fatto tante volte di salvare il suo popolo, può farlo anche con noi. E anche se non lo facesse, sappi maestà che noi ci rifiutiamo di servire ai tuoi dei e di adorare la statua d'oro che tu hai fatto collocare. Notate? E anche se non, anche se non, questo è il principio del martirio, signori. In italiano sono tre parole, anche se non. In ebraico sono due. Due paroline. En la, noi, la tua statua, noi sappiamo che il Dio nel quale noi crediamo è capace di fare questo. Sappiamo dalla nostra storia che tante volte l'ha fatto. E quindi diciamo è capace di farlo anche oggi, può farlo anche con noi. Può farlo. Ma anche se non lo fa, noi la tua statua non la adoriamo. Cioè, noi sappiamo che crediamo in un Dio che è capace di fare queste cose. Di liberarci da te, da tutte le tue pretese. Ma non crediamo in Lui per questo. Noi crediamo in Lui indipendentemente da quello che farà. Questo è il principio del martirio, della fede.
Noi non adoriamo la tua statua perché crediamo in quel Dio lì che merita comunque la nostra devozione e la nostra fiducia. Qualunque cosa succeda, non ce ne frega niente. Però guardate, signori, che il vero problema è qui, eh? Non ce ne frega niente qualunque cosa succeda. Chi l'ha detto? O meglio, a quale condizione può essere detta una frase così? Detta, non a parole appena, fatelo. Notate chi sono? Sono giovani. Andano avanti quindi una. Anzi, possiamo mettere. Lunga aspettativa di vita. Notate, il libro è scritto negli anni 160, 165, 165, insomma, negli anni della rivolta dei Maccabei. Gli ebrei a quel punto cominciano a pensare, a credere che esiste una possibilità di vita anche dopo la morte, la risurrezione. Ma il racconto è proiettato 350-400 anni prima, all'epoca di Nabucodonosor, della deportazione dei giudei da Gerusalemme a Babilonia. A quell'epoca gli ebrei non hanno neanche la più pallida idea che possa esistere una vita dopo la morte. Che senso ha restare? Ecco la domanda che si siamo fatti già 2 o 3 settimane fa. Che senso ha restare fedeli a Dio fino alla morte se nel momento che muori non ci sei più? E qui c'è la risposta: perché comunque lui merita. Comunque lui merita la nostra fiducia, la nostra devozione, il nostro attaccamento. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa le faccia o non faccia, indipendentemente da tutto, lui merita. Prima cosa. Però a cosa devono rinunciare per far diventare vera per loro una frase così? Prima di tutto, hanno una lunga aspettativa di vita. Perché? Perché sono giovani e stanno bene. E hanno da mangiare, hanno i soldi per procurarsi tutto quel che gli serve. E è in carriera. E questa è la seconda cosa. Hanno una carriera davanti. Sono avviati, sono già nei gangli medio-alti della burocrazia imperiale babilonese nella provincia centrale dell'impero. Non in qualche posto sperduto, il deserto dei Tartari, no? Famoso. No, no, è lì al centro. Girano le cose, dove si può giostrare, dove si può mettere il naso, no? Mettere lo zampino di qua e di là, dove si può contare qualcosa, e lì hanno una ricchezza che viene dalla carica che ricoprono. Una ricchezza che quando sono arrivati come ostaggi a Babilonia, manco si immaginavano di poter mai vedere. La mandata bene, non fa carriera, non deve sbattere il viatto per via fare un inchino a un tot de cemento, diremmo noi oggi, rivestito appena appena di oro esternamente, di più grande oro. CSNF, l'importante è tenere che ho, o no? Pensate, il potere che deriva da quel ruolo, da quel posto. Posso gestire, posso comandare, posso fare in modo che le cose vadano in un modo invece che in un altro. Posso evitare che lì dove sono io, gli arraffoni e i disonesti trionfino, poter fare i rigadricci. La mia presenza lì è utilissima, è validissima sul piano umano, sul piano sociale, sul piano civile, sul piano anche di fede. Perché devo buttare via tutto per non fare un inchino? Pensate al prestigio che viene a loro. Da quel potere, un ragazzo che viene da quel gruppetto là dei giudei che merita che Nabucodonosor tenga conto di lui, che lo apprezzi. Che figura faranno gli altri ebrei, quelli rimasti poveri diavoli, se io faccio arrabbiare il potente di turno, chi comanda tutti? Quanti dovranno subire angherie perché io
l'ho fatto arrabbiare. Vale la pena? E potremmo anche andare avanti ancora, eh? Ascolta, mettiamoci di queste motivazioni qua. Davanti a questa situazione, visto che quel gesto, quel piccolo gesto che mi costa niente, che fra l'altro è un'altra cosa da dire, certo, chi terrà conto del fatto che io mi rifiuto, faccio obiezione di coscienza? Qualcuno cambierà forse religione, diventerà credente nel Dio di Israele perché io dico di no? Il re, l'imperatore, diventerà meno capriccioso solo perché io imparerò a fare le cose con più garbo, con più, solo perché io ci lascio la pelle? Cioè servirà qualcosa il gesto che io faccio? Tutto andrà avanti come... Io perdo tutto, rinuncio a tutto, azzero tutto, e chi se ne accorgerà? Magari dal raffone che mi ha denunciato che prenderà il mio posto. L'unica alternativa è quella. A questo punto, signori, è semplice, no? Vale la pena? Loro hanno già detto che credono in Dio comunque. Non sto mettendo in discussione la loro, sto parlando di noi, sto applicando a noi la situazione. Perché oggi mi sento dire tante volte, sì, certo tu quello che dice il maggiore è giusto, però nella questa situazione come faccio? Com'è possibile? Sembra che loro non si pongano altre. Se lo pongono. Cioè non si pongono altre. Perché? Perché non si pongono altre alternative alla loro scelta? Perché loro hanno fatto in modo chiaro che cosa? No, un'altra cosa, quella è la conseguenza, perseveranza, la scelta della cognac, ne conosco poco, la scelta della priorità. Cos'è che per me conta di più? Se è il Dio di Israele, tutto il resto si azzera. Se è qualcosa che riguarda me, Dio è vaga che il paese. Mi dispiace, lo farei volentieri, ma data la situazione, San Picchia Poli. Ma date, mi adatto. Questa è l'alternativa. Signori, allora il vero problema che salta fuori è. Qual è la tua priorità? Questa è la domanda che riguarda ciascuno di noi. Qual è la mia priorità? Non siamo molto in sintonia perché se ci facciamo un bel esame di coscienza... Beh, la parola di Dio ha qualcosa da richiamarci, è vero o no? Sì, come? Valeva la pena richiamare una cosa di questo genere? Sì. Dopo ognuno fa le sue scelte. Per ciascuno di noi è sempre possibile dire signor Tagherri giù però sta andando tassendo, lasciami in pace il Punini. Anche perché è difficile, perché non è, devi avere molta fede, e perché siamo qua per radicare la fede e far crescere la fiducia, è vero o no? È per quello che per sé saremmo qua o no? Però ecco il problema, questo ecco per me, cioè la risposta apocalittica ha senso se in me l'atto di fede in questo Dio di Israele, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dei profeti, eccetera, che tante volte è intervenuto a favore del suo popolo, ma che anche ha rimproverato il suo popolo quando non faceva la sua parte, che non ha mosso un dito quando se l'è tirata addosso a tutti i costi, infatti li ha lasciati andare schiavi a Babilonia, mi sembra poco? No? E dice, beh... Te la senti di far succedere oppure no? Io posso fare per te tante cose, ma se tu me lo permetti. E come possiamo permetterglielo? Prendendolo sul serio.
E cosa vuol dire prenderlo sul serio? Tu sei il primo, per me, il centro. Cardinal Martini, a metà anni 80, ha scritto una lettera pastorale un anno, dice: ripartiamo da Dio, rimettiamo al centro Dio. È vero, abbiamo bisogno. Tu dici, ma puoi mica parlene. Per me dire queste cose stasera è un esame di coscienza anche per me. Perché magari fossi come quei tre ragazzini là, ragazzini o ragazzotti che erano, o giovincelli comunque. Magari, però sappiamo, è importante, sappiamo che dobbiamo arrivare lì se vogliamo che davvero la fede stia in piedi. Non vuol dire diventare perfetti, vuol dire decidere chi davvero vogliamo mettere al centro della nostra vita. CCDP. Chi conta di più? Chi conta di più dentro di noi? È vero o no? Questo capitolo ci porta proprio al nocciolo del problema, al cuore del problema. Quindi il problema non è Antioco, il problema non è chi combatte, il problema non è neanche chi tradisce la sua fede, il problema è me che lei fa chi, che cosa mi sento di fare. È vero o no? Qualunque cosa facciano gli altri, cosa mi sento di fare io? Ma naturalmente per poter fare una scelta di questo genere senza diventare dei mezzi matti o fanatici, eccetera, bisogna io delle raggi giuste. E quel che fanno loro? Non si oppongono al re, non mettono in atto una guerriglia di ripicca, di vendetta, eccetera, accettano di subire. È l'obiezione di coscienza. Io sono fedele a te, sono a tuo servizio, ma se a un certo punto tu mi chiedi qualcosa che va contro la mia coscienza, so a chi dare ascolto. So, è quello che risponderanno gli apostoli al Sinedrio. Se sia giusto obbedire a voi piuttosto che a Dio, decidetelo voi. Noi, per quel che ci riguarda, non possiamo fare a meno di dire, di affermare ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo visto e udito. Dove la fedeltà è fondata su un'esperienza, perché la fede senza esperienza non arriva qua, è vero o no? Arriva qui. E in base a quella si dice, beh, qui la mia vita riparte da qui. Ripartiamo da uno, che poi è lui. E se riparte da qui, disposto a subire le conseguenze della mia obiezione di coscienza, ma non accedere. E questo magari anche contro il prete che ti dice, ma dai, fammi lo stupido, lascia perdere, chi se ne frega, zatat, anche chi fa tesioter, può succedere, è successo. Nella seconda guerra mondiale, Jägerstätter, chi di voi ha sentito ancora parlare di questo Jägerstätter? Un austriaco sagrista, che categoria sociale così eccelsa, no? Riconosciuto che tutti osannano, tutti riveriscono, tutti. Era un semplice sagrista a Vienna, il quale è chiamato, gli arriva la cartolina precetto per presentarsi volontario all'esercito, alla Wehrmacht, e dice no. Viene incarcerato. Perché lo fai? Perché sono cristiano. Ma guarda che il vescovo è d'accordo. Guarda che il cardinale è d'accordo, guarda che i teologi dicono che è dovere di ogni suddito del Reich. Io no. Il vescovo di Vienna è andato a parlargli in carcere per convincerlo guarda, hanno detto che ti mettono nel reparto sanità, curerai i feriti. No. E l'hanno attaccato via. Chi aveva ragione? Lui? O il suo vescovo che lo spingeva a arruolarsi per non creare problemi, sì. Per fucilato o impiccato, non ricordo più, comunque l'hanno fatto fuori nel 43-44. Ma per dire, questi sono casi
appunto. Cioè, io non No, no, ma c'è di bello che poi trovi dappertutto qualcuno che a un certo punto ha un rigurgito di coscienza e dice no, basta, no? Lui l'ha fatto fin dall'inizio, questo Jägerstätter, e il suo nome poi è tornato fuori dalle cronache negli anni 70, quegli anni là che si è cominciato a parlare di lui. Dagli anni 40, quindi per 30 anni nessuno, è stato il vuoto. Dopo è stato il vuoto, ma chissà quanti ce ne sono, che non assurgeranno mai alla cronaca di un, neanche di un necrologio a distanza di decenni, che però hanno fatto anche di più, magari, no? Ecco, ma l'obiezione di coscienza è fatta proprio senza sperare niente, notate, questo è importante, senza sperare niente per sé. So. Solo per un discorso di militare, perché questa statua, no, certo. I titoli che abbiamo oggi sono tutta un'adorazione. Infatti questo ho fatto per l'obiezione di coscienza, con un risvolto, perché qui da noi in Italia non è che se tu uno obietta all'esercito non è che lo mettono al muro, quello è un esempio appena, non riguarda i militari appena, ci mancherebbe altro. Ma si riguarda ciascuno di noi proprio. Di noi. La vita quotidiana, perché quella statua d'oro lì è il nostro stile di vita quotidiano, non è? No, la società è impostata lì, l'adorazione del profitto, del potere, dell'utile, della bella vita, del guadagno facile, eccetera, eccetera, eccetera. O no? Ma un messaggio di questo genere vi riempie di gioia o vi mette addosso un macigno? Davvero? Ci libera. Perché se viene addosso il macigno vuol dire che lo leggiamo in chiave moralistica, ma tocca fa a poca le... cioè dimentichiamo il regalo che c'è dietro, noi poi, che vediamo dopo, dimentichiamo